In questi casi il politico arriva e che cosa dice? Che bravi che siete. Io vorrei dire che non ci basta. Così vediamo se entro in un giro di botte per uscire botte artificiali da qualche rumore. No, non basta. Ma come, vuoi forse negare il valore di quello che hai visto? Assolutamente no, anzi, vorrei dirvi che quello che ho visto non soltanto rende orgoglioso di appartenere alla comunità degli italiani e anche alla comunità degli umani. In una realtà di umanoidi, giusto dire che è straordinario vedere il cervello al lavoro, la qualità dell'uomo al lavoro e capire come il nostro paese sia strettamente collegato all'investimento sul capitale umano. Il compito della politica è quello di consentire che le città tornino e siano sempre di più luoghi in cui la manifattura tradizionale, la produzione industriale, gli investimenti sulle fabbriche, fatemi utilizzare queste parole, siano investimenti declinati al futuro. Voi pensate alla parola fabbrica, vi viene in mente sempre soltanto un'immagine magari del modello, anche nostalgica, affascinante, suggestiva, ma vecchia. Invece la fabbrica è il luogo del nostro futuro, non è il luogo del passato in Italia. In Italia le fabbriche sono il luogo del futuro, non il luogo del passato. Ma sono fabbriche diverse da quelle che noi immaginiamo. Sono luoghi in cui l'eccellenza tecnologica fa questa roba qua. E allora, in sintesi estrema, noi politici dobbiamo avere il coraggio, uno, di raccontare e costruire un futuro possibile, vero? In queste ore, in questi giorni, in questi mesi è sempre un continuo urlare, insultare, non abbiamo futuro, non c'è più speranza, è finito tutto, c'è il rancore che vince. Noi siamo un'altra cosa, noi siamo la costruzione di un futuro che c'è. Allora dici, perché sei partito nel dire che non sei, che non basta? Perché noi da voi ci aspettiamo un Nobel, ci aspettiamo, è inutile sorridere, è inutile sorridere. Smettiamo di sorridere quando parliamo dell'Italia dicendo ma il Nobel, no, noi dobbiamo puntare lì, questo è il nostro obiettivo. A noi nessun traguardo è precluso, l'Italia deve smettere di fare sogni piccolini, dopodiché abbiamo da competere con realtà molto più grandi, molto più ricche, molto più incoraggiate dal punto di vista economico, vero, certo, però non so se i vostri competitor, caro Roberto, avrebbero avuto la forza in 10 anni di passare dal 740, dall'archivio dei 740 a questa struttura qui. Intanto perché i Vittorio non arrivano al 740 come noi, fortunatamente per loro e altri paesi, e non l'avremo nemmeno noi perché dal prossimo anno gli diremo un certo modello di dichiarazione dei redditi, ma questa è un'altra storia. Ma la capacità e la versatilità di questo investimento dimostra che noi siamo in grado di fare tutto. E allora, in attesa che il cavallo, che fa un po' effetto della puntata, che questo cavallo inizi a correre, il mio è un ringraziamento, un incoraggiamento, un augurio però di non rannicchiare troppo i nostri sogni e progetti, l'assicurazione che noi faremo la nostra parte e contemporaneamente però lo stimolo a voi. Se siete qui non c'è spazio per chi si accontenta. Il prossimo passaggio è sicuramente quello più bello, per cui complimenti, ma anche in bocca al lupo per il futuro. Questa è la faglia di Palazzo Chigi, per... se ci mettete un robot, questo è il Presidente del Consiglio. Grazie, grazie.